Anche ad El Bayrate arriverà presto una postazione per i tamponi drive-through, quelli che si possono effettuare direttamente sulla propria auto. Lo ha annunciato il primo cittadino Flavio Crivellin. Questo intervento, spiega il sindaco, permette di ridurre il numero degli spostamenti dei soggetti interessati verso le strutture ospedaliere o i centri diagnostici esterni al paese per sottoporsi al tampone, con le difficoltà che tutti conosciamo. Si vuole infatti attivare un drive-through diagnostico direttamente sul territorio di El Bayrate per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi e, in caso di referto positivo degli stessi, di immediato tampone molecolare, conclude Crivellin. Il comune di El Bayrate metterà gratuitamente a disposizione un'area pubblica dotata di ampio parcheggio e un locale destinato alle refertazioni a tutti i laboratori accreditati che ne faranno richiesta e, ovviamente, al personale medico-infermieristico abilitato. Il costo del tampone sarà a carico degli interessati e le operazioni saranno effettuate con frequenza settimanale in accordo con gli uffici comunali per almeno 6 settimane. La campagna di screening tamponi Covid-19, si legge nella nota diffusa dal comune, sarà avviata non appena espletata la procedura per l'individuazione della proposta più tutelante e conveniente per i cittadini. Quella dei tamponi drive-through è un'iniziativa che è già stata recepita da diversi comuni dell'Abbiatense.